I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. Con la vittoria di Montgomery, il movimento per i diritti civili entra sicuramente in una nuova fase, in cui all'attivismo dei pastori neri e delle chiese si aggiungono nuovi protagonisti, gli studenti, talvolta in modo autonomo, auto-organizzato, e che però seppero poi collegarsi con il mainstream del movimento guidato da Martin Luther King. Un caso molto interessante si ebbe proprio nel North Carolina negli anni 60, quando gli studenti, stanchi della segregazione che continuava a dispetto delle leggi e delle sentenze della delle corti nazionali e di quella federale, volevano forzare i commercianti a finirla con il sistema della segregazione. Alcuni di loro entrarono in un grande magazzino a Greensboro, North Carolina, e comprarono in quattro del dentifricio. Andarono alla cassa per pagare con il loro tubetto di dentifricio. La cassiera gli disse: no, guardate, questa è la cassa per i bianchi, dovete andare alla cassa per i neri. Loro dissero: no, noi non ci spostiamo, restiamo qui, vogliamo pagare il nostro tubetto di dentifricio. Furono arrestati. Il giorno dopo, gli studenti che facevano questo stesso gesto non erano più quattro, erano molti di più. E ancora di più il giorno dopo, alcune centinaia nei giorni successivi. Era una nuova forma di lotta, per cui i contestatori del sistema della segregazione si sedevano materialmente nei luoghi che invece, secondo l'establishment, dovevano restare riservati ai bianchi. Furono i famosi sit-in, nacquero come un esperimento in un grande magazzino, ma si estesero nei ristoranti, nelle caffetterie, nei bar, e i giovani, spesso giovani studenti, furono i protagonisti di questa nuova stagione, carica di energia, anche con la visione dinamica di giovani nuovi, intellettuali, spesso che si aprivano ha una nuova prospettiva di impegno politico. Di nuovo, il canto fu un momento importantissimo della loro mobilitazione. Talvolta erano canti spontanei, talora erano canti invece della tradizione operaia, delle proteste degli anni 10-20, che venivano riscritti nelle parole, riformulati per farne la voce popolare del movimento per i diritti civili. Un canto in particolare dice: noi non ci muoveremo, resteremo qui. Era il canto del movimento dei sit-in. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree planted by the water. We shall not be moved. Young and old together, we shall not be moved. Young and old together, we shall not be moved, just like a tree planted by the water. We shall not be moved. We're fighting for freedom. We shall not be moved, just like a tree planted by the water. We shall not be moved. Black and white together, we shall not be moved. Black and white together, we shall not be moved, just like a tree planted by the water. We shall not be moved. We shall not be moved. L'azione dei sit-in divenne, per così dire, virale
nel senso che consentiva a dei gruppi di giovani, di studenti, di organizzarsi e promuovere delle azioni non violente, molto efficaci, che finivano sui giornali. Il movimento divenne davvero un movimento di massa. In questo senso cominciò a preoccupare e a inquietare l'amministrazione, che sentiva davvero una novità nell'aria, un grande movimento di massa che non contestava soltanto qualche singolo aspetto della politica segregazionista, ma incominciava ad attaccare la sostanza del razzismo. Davvero iniziava una fase nuova, una fase di mobilitazione generale di tutta l'America. Un nuovo movimento di massa diventava protagonista dell'America politica di quegli anni. Hey, hey, honey. Negli anni 60, nonostante le sentenze delle corti, gli Stati Uniti restavano un paese in larga misura segregato. Neri e bianchi ancora faticavano a incontrarsi, ad avere spazi comuni, perché i bianchi rifiutavano l'accesso in alcuni luoghi agli afroamericani. E soprattutto in quegli anni c'erano due elementi di grande interesse. Da una parte la vitalità del movimento, di un movimento per i diritti civili che ormai non comprendeva soltanto i pastori e le chiese afroamericane, ma anche nuovi attori, gli studenti e anche alcune componenti della società dei bianchi. Quindi cominciava a essere un movimento integrato. Da una parte furono gli anni dei sit-in, delle azioni non violenti di protesta, ma anche dei freedom rides. Cosa erano i freedom rides? Erano sostanzialmente dei viaggi della libertà organizzati insieme da bianchi e neri che mostravano di volere combattere insieme contro il residuo delle norme sulla segregazione. Questi viaggi, organizzati in un modo scientifico e annunciato, partivano dalla costa degli Stati Uniti, dalla costa orientale, e andavano nel Deep South, nei paesi dove più forti erano le leggi di Jim Crow, come si chiamavano le leggi del razzismo e della segregazione. E lungo questi viaggi a lunga percorrenza, molto spesso i manifestanti erano arrestati, picchiati, in qualche caso gli autobus furono letteralmente bombardati. Furono degli anni davvero drammatici e difficili. D'altra parte, a livello politico poco si muoveva. La elezione di John Fitzgerald Kennedy, candidato democratico, poco o nulla aveva modificato rispetto alla politica dell'amministrazione sul tema dei diritti civili per gli afroamericani. La famosa legge che avrebbe dovuto tutelare il diritto di voto restava assolutamente un desiderio, non era messa in alcun modo in agenda e l'amministrazione sembrava dare altre priorità, definire altre priorità. È in questo contesto che King decide di passare alla fase C. Fase C significa la fase della confrontation, che non è semplicemente il confronto, ma al contrario è un'azione non violenta tesa ad alzare il livello dello scontro con l'avversario, non uno scontro fisico, uno scontro delle idee per alzare la tensione e attirare anche nuovi consensi alle azioni del movimento per i diritti civili. Keep your eyes on the prize, know the sun will soon arise, in the darkness lift your eyes, hold on, hold on, hold on. Are you weary doing right? Keep your walking in the light. Hold on, hold on, hold on, hold on.
lie there in shame. We are called to do the same. Children boldly bear his name. Hold on, hold on, hold on, hold on. Children boldly bear his name. Hold on, hold on. È in questo spirito che King lavorava nei primi anni 60. Pensate che in 13 anni, tra il 55 e il 68, fu arrestato ben 29 volte con i pretesti più strani e bizzarri, per esempio la patente scaduta, ovvero il superamento dei limiti di velocità, talvolta accuse assolutamente false e che però servivano a portare per qualche ora o per qualche giorno il reverendo King in carcere. In quel contesto, dalla Casa Bianca c'era qualche telefonata affettuosa alla signora Coretta, soprattutto da parte di Bob Kennedy, ministro della giustizia, che rassicurava la moglie di King che suo marito era sì arrestato, ma veniva monitorato, seguito dall'amministrazione. Benevolenza, gentilezza, ma la sostanza politica era quella di una amministrazione che ignorava le richieste del Movimento per i Diritti Civili. È in questo spirito, in questo contesto, che nel 63 King decide, ad aprile, di andare a Montgomery. E da Montgomery di spostarsi a Birmingham e di avviare una campagna a Birmingham per in qualche modo riportare l'attenzione sulla drammaticità della segregazione in una città dove la segregazione era più brutale e violenta. Arrivato in città viene immediatamente accusato di sobillare dei disordini e viene arrestato. Quando è arrestato, alcuni suoi colleghi bianchi pensano bene di scrivere una lettera aperta ai giornali in cui criticano il reverendo King perché va a turbare l'ordine di una ordinata, tranquilla, serena, pacificata città del sud degli Stati Uniti. E quindi sostanzialmente dicono che King è un sovversivo e che in qualche modo si sta comportando in modo non evangelico, perché l'Evangelo implica il rispetto dell'ordine. E quindi, in buona sostanza, invitano King a tornarsene nel suo quartier generale. Quindi una lettera che viene da dei pastori che con un linguaggio teologico, a modo loro, attaccano il reverendo King. King ci resta molto male, è profondamente ferito, è in carcere e anziché ricevere la solidarietà delle chiese riceve questo tipo di accuse. E allora vuole rispondere, chiede della carta ai secondini, non gli viene concessa, utilizzerà dei fogli di riciclo e quando sono finiti la carta igienica. Ed è su questa carta igienica che Martin Luther King nel 1963 scriverà la lettera dal carcere di Birmingham. Sono a Birmingham perché qui c'è l'ingiustizia. L'ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque. Siamo presi in una rete di reciprocità alla quale non si può sfuggire, avvolti da un'unica trama del destino. Qualunque cosa riguardi direttamente uno, riguarda indirettamente tutti. Voi mi chiedete: perché optare per l'azione diretta? Perché i sit-in, i cortei e così via? Non è forse meglio percorrere la via del negoziato? Avete ragione di invocare la necessità della trattativa. Anzi, è proprio questo il fine che si prefigge l'azione diretta. L'azione diretta non violenta cerca di creare una crisi così acuta da suscitare una tensione così insopportabile da costringere una comunità che si è sempre rifiutata di trattare
ad affrontare la situazione. L'azione diretta non violenta cerca di accentuare gli aspetti drammatici del problema in modo tale che non si possa più ignorarlo. Sappiamo per dolorosa esperienza che l'oppressore non concede mai la libertà per decisione spontanea. Sono gli oppressi che devono esigere di ottenerla. Francamente, non mi è ancora accaduto di intraprendere una campagna di azione diretta che apparisse tempestiva agli occhi di quanti non hanno subito indebite sofferenze a causa del morbo segregazionista. Da anni sento dire la parola aspettate, che risuona all'orecchio di ogni nero con stridente familiarità. Questo aspettate significa quasi sempre mai. La fase C, la fase della confrontation, dello scontro con le forze della segregazione, incominciava a dare i suoi frutti. Si parlava almeno del problema del razzismo nella società americana e del silenzio assordante della Casa Bianca. Quindi è chiaro che in quel momento King è nella condizione di potersi porre un obiettivo molto importante, quello di portare a Washington, nella capitale del potere politico americano, centinaia di migliaia di afroamericani che vanno finalmente a esigere i loro diritti. Lo faranno, come dicono gli osservatori del tempo, con la Bibbia in una mano, la Bibbia che parla di liberazione, che parla di diritti, che parla di umanità, e con la Costituzione americana nell'altra, con le parole solenni della Dichiarazione di Indipendenza che afferma i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Ma che cosa significano queste solenni parole per gli afroamericani? Assolutamente nulla. Come dirà Martin Luther King, sono un assegno a vuoto. Ed ecco che l'azione si sposta dall'azione diretta nella periferia a una mobilitazione al centro, per così dire, del sistema politico. E quindi viene organizzata una grande marcia nella quale parleranno i grandi leader del movimento per i diritti civili. La Casa Bianca farà di tutto per impedire questa marcia. Ancora qualche ora dal 28 agosto del 1963, quando si svolge, convoca King e con parole che hanno quasi il peso del ricatto cerca di fermare questo processo. La minaccia velata fatta a King è quella di rendere pubbliche alcune informazioni private sulla sua vita, sulla sua condotta, ma King tiene duro. Non si fa impressionare, decide che è il momento di andare a Washington ed ecco che si organizza una eccezionale manifestazione che raccoglierà oltre 250.000 persone. La si ricorda come la più grande mobilitazione della storia americana. Parlarono i grandi leader. L'ultimo a intervenire fu il reverendo Martin Luther King, che in quell'occasione pronunciò il suo discorso più famoso, I Have a Dream. King fu l'ultimo a parlare e iniziò il suo discorso con la sua classica formula retorica: la Bibbia da una parte, la Costituzione dall'altra. Ma mentre parlava e prendeva vigore il suo ragionamento, a un certo punto una sua grande amica, la cantante negro spiritual Mahalia Jackson, gli gridò: «Ehi Martin, raccontagli del sogno!» Era un discorso che lei aveva già sentito in altre occasioni. Come ogni esperto predicatore, King aveva dei pezzi di discorso che riusciva a inserire qua e là nelle sue innumerevoli esternazioni. E allora cominciò a raccontare il sogno che le aveva chiesto Mahalia Jackson. «Io ho un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza».
Io ho un sogno che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e di giustizia. Io ho un sogno che i miei 4 figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per la qualità del loro carattere. Ho un sogno oggi. E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual: liberi, finalmente liberi, grazie a Dio onnipotente, siamo finalmente liberi. Martin Luther King, il podcast video, è una produzione di RBE Radio e TV. Testi, Paolo Naso. Voce, Elisa Biason. Voce e pianoforte, Alberto Annarilli. Tratto dal libro di Paolo Naso, Martin Luther King, una storia americana.